Buonasera gentili amici, di nuovo insieme con Confagricoltura News. Vado subito a introdurre l'ospite di questa puntata. Di nuovo con noi Massimo Battisti, vice direttore di Confagricoltura Mantova. Buonasera Massimo, bentrovato. Buonasera Andrea, grazie. Allora, parliamo di alcune misure perché nei giorni scorsi Regione Lombardia appunto ha emanato le disposizioni per la misura 10, 11 e 12. Cerchiamo di spiegare insomma quali sono un po' le novità e i nuovi impegni da rispettare. Allora, innanzitutto bisogna dire che la prossima PAC, come noto, entrerà in vigore nel 2023. Siamo ormai nel 2020, alla fine del 2021 e il 2022 sono due anni di transizione. La Regione Lombardia ha racimolato, possiamo dire, dei soldi, dei fondi derivanti da economie sul vecchio programma di sviluppo rurale, da quelli che derivano dall'Unione Europea per queste due annate e anche dal New Generation EU, UE, che praticamente sono dei soldi aggiuntivi che vengono dati per il programma di sviluppo rurale. Quindi ha in programma di emanare una serie di bandi molto importanti sugli investimenti, sull'irrigazione, sull'agriturismo, sulla forestazione, ma nel frattempo ha già aperto i bandi della misura 10 per quanto riguarda gli impegni agro-climatico-ambientali, la 11 sull'agricoltura biologica e 12 per l'agricoltura che si pratica nelle aree in Natura 2000, perché comunque ci sono degli impegni che devono essere già rispettati quest'anno 2021 per l'anno prossimo. Sono bandi di durata triennale e rappresentano una vera occasione per gli agricoltori per portare a casa anche delle risorse aggiuntive. Ecco, voglio dire agli agricoltori di approfittare di questi bandi, perché quando saremo nel 2023, già ora ci sono per la prossima PAC delle nubi che si profilano all'orizzonte, sarà sempre più complicato percepirli questi contributi, perché varia un po' la filosofia della nuova PAC e del programma di sviluppo rurale, che verrà sempre più agganciata al discorso ambientale. Quindi dico agli agricoltori, approfittatene e presentate queste domande. In particolare sulla misura 10 vengono riproposte le produzioni agricole integrate, che comunque raggrupperanno anche la coltura disseminativa e delle foragere, ed è un'importante novità in aggiunta alle orticole, alle arboree, vite, eccetera. Per cui insomma ce n'è un po' per tutte le tipologie di produzione e i contributi sono anche interessanti. Ovviamente le regole sono importanti da rispettare, e per questo che presto, da qui a fine anno, faremo una serie di riunioni con gli associati per spiegare bene i vantaggi e gli impegni che devono essere rispettati per accedere a queste misure. Perfetto, e poi ovviamente ricordiamo agli amici agricoltori che per ogni cosa possono fare riferimento ai vostri uffici proprio per avere informazioni, delucidazioni e aiuti per accedere eventualmente a questi bandi. Grazie a Massimo Battisti per essere stato nostro ospite, appuntamento invece con gli amici a casa la prossima settimana.